Benvenuti alla quarta puntata di Fantasie Artigianali. Oggi è con noi in nostra compagnia Maria Biancullo, che ci presenta come realizzare delle uova pasquali. Allora, Prego Maria. si prende un uovo di polistirolo, si fa in quattro parti con il taglierino, si fa l'incisione, quattro parti, poi si prende la stoffa e si incomincia a incidere dentro al polistirolo per rivestirlo. Bisogna essere precisi e si può variare sia con la stoffa che con il raso, come più piace. Maria, queste qua sono... Allora, queste qua sono delle paillettes che si possono o incollare o metterli con gli spillini, perché facilmente nel polistirolo vanno invece messi. qua sono perline, giusto? Sì. Queste uova le troviamo in commercio Sì, facilmente? nelle mercerie sì, sicuramente le trovate. E poi invece per realizzare le stoffe sono stoffe Sì, comuni che si stoffe trovano... comuni che poi vengono tagliati di tipo petali e Vengono vengono incastrati incastrati, in questo uovo. sì. Si incastra la stoffa piano piano col taglierino nelle spaccature già precedentemente Sì, che poi vengono fatte. rivestite con questo lastrino, come si vuol In dire. questo modo qua, Sì, giusto? come Poi più ovviamente piace. Poi ci sono, stoffe nastrini sì, sono a scelta della della persona, persona. sì. L'ultimo petalo. Un po' fastidioso perché bisogna essere Veloci. sì, e poi precisi, se no non viene bene l'uovo, viene deformato. Adesso si taglia il restante della stoffa. La copertura con stoffa è terminata, Sì, adesso mettiamo il adesso si mette il nastrino. nastrino giusto per abbellirlo un po'. Sempre con la colla a Sì. E caldo. si inizia sempre da giù. E si fa Ultimamente in molti negozi vedo non solo alberi di Natale, ma anche proprio alberi di Sì. Pasqua decorati con queste cose qua. Io poi quest'anno ho fatto di più fatti all'uncinetto, che E mi hanno infatti ne vediamo uno chiesto, qua, sì. eccolo qua. Questo è uno realizzato Sì, all'uncinetto, interamente all'uncinetto. interamente, ci vuole più tempo e... Poi ognuno ha
si possono mettere perline, sì. Si possono mettere stressini, quello che più piace. Qua ce ne abbiamo uno anche realizzato con lo spago. Sì. La base è sempre... Sì, sempre il polistirolo. Sempre il polistirolo e poi viene tutto quanto ricoperto. Tutto con lo spago, berlettino, più fantasia c'è meglio. Ci tengo a precisare che tutte queste cose che comunque tu fai sono solamente frutto della tua fantasia, giusto? Sì, mi piace creare, mi piace... Io poi adesso voglio di camo pure, uncinetto, richiamo... Mi è sempre piaciuto. È un lavoro? Sì, ultimamente Maria, sì, ultimamente sì, per il ricamo sì, perché ho ricamato sempre veramente, ho uncinetto di più. Però adesso mi sto cimentando anche a queste piccole cosine che mi piacciono fare. Quindi anche altri lavori con stoffa? Sì, anche altri lavori con stoffa. Faccio. Adesso mi piace fare i copriforno, sto realizzando con la stoffa. Mi piacciono fare anche i centrotavola, è una passione che... Che cortili? Sì. Voglio ricordarvi che Maria ogni giovedì lavora all'oratorio a Matinella insieme all'associazione Un Sogno. Maria mette a disposizione la sua creatività e la sua arte, chiunque volesse far parte, ogni giovedì pomeriggio potreste trovarli a Matinella nell'oratorio. Che poi si possono mettere sia un cestino di vimini, le uova, oppure con un gancetto mettendoli su un cestino, sì. O addirittura fare un alberello, quello che dicevo prima, in questo modo qua. Ci vuoi spiegare brevemente, senza far vedere comunque tutta quanta la... No, allora prendi, come si prende lo spago. Quello si là prende che... sempre sì, uno un nuovo di questo qua, un nuovo alla base. Sì, alla base. Sì. Poi si prende lo spago, si mette la colla, si incomincia intorno, a torcigliare, sì, e si fa fin su. Poi dopo rimane un po' di spago giusto per metterlo, per fare il gancetto, per si deve piegare sì. Sotto. Poi si mette nel lettino stesso con la colla e poi perline oppure strassine, quello che più piace, corallini. Maria, io ti ringrazio della tua presenza e a voi alla prossima puntata, grazie.